puntata dopo puntata, eccoci alla tappa numero 29. Mai e poi mai avremmo immaginato di reggere per tanto tempo, e invece eccoci ancora qui con tutti voi, con Haiku Art, il programma breve, mai banale e molto, molto concettuale. Il programma che diverte e fa riflettere con toni leggeri ma non frivoli, e che regala le vitamine d'arte da prendere col contagocce, ottime per alimentare l'energia neuronale e altro alimento imperdibile. Ma qual è? Ma è laico, megafonico, nipponico, maccheronico. Itami noi, cari nomi, dori o negate. Devo per forza farmi forza e tradurre uno sproloquio che mi esonero dal verificare nella sua bontà. Ma ho pronunciato che mi era una meraviglia. Mi voglio fidare. No, ma fidati, come fidati? Il dolore e la speranza, un verde di luce. Olga, mia cara e bella Olga, ogni giorno proprio. Di più, ma che dico ogni anno di più, ma che mai mi diventerai in futuro, no, Olghetta? Una fata? Una vecchia strega. Bando alle ciance, abbiamo ancora un magnifico e perfetto haiku doc che cade ad hoc per un'opera particolare, molto, molto particolare. Olga cara, delucidaci come tu fai magnificamente, e la mente ottenebrata, illuminaci. Ecco qua. Oggi vi presentiamo il Cristo della strada, realizzato da Amedeo Balzan nel 1997, con delle misure straordinarie. Misura 6 metri e 33 centimetri. Ed è un tronco unico, un tronco unico enorme. E si trova nel santuario del Cristo della strada a Brentino. Ma chi è Amedeo? Amedeo Balzan è stato lo scultore dei crocifissi, alcuni in creta, altri in legno, altri ancora in ferro. Ogni opera doveva svettare sull'opera precedente, in un continuo record personale. Una gara? Una gara con se stesso. Ottimo! Il Cristo che ammiriamo ha un'imponenza decisamente straordinaria. A vedere per credere. Che la parete spoglia del piccolo santuario veronese amplifica ulteriormente. La fa apparire ancora più alta quella figura. Una cosa straordinaria, magnifico. Proprio. Il luogo di culto è vicino all'abitato di Brentino, lungo il fiume Adige, nella valle ai piedi del monte che accoglie quella magnifica Madonna della Corona, un ardito edificio di preghiera letteralmente incollato alla ripida parete di roccia che in verticale domina la vallata. Dovete proprio andarla a vedere. Assolutamente. Il piccolo santuario si trova sulla strada che risale la Valle Garina e corre parallela all'autostrada del Brennero. L'edificio originario in realtà era un piccolo capitello costruito durante la prima guerra d'indipendenza per volere della mamma di un giovane caduto in battaglia. Parliamo del 1848. Nel capitello venne posto un modesto crocifisso di legno, venerato in ricordo di tutte le vittime. Ma poi cosa accade nel 1970? Accade che il capitello venne abbattuto perché proprio in quel punto la Modena Brennero doveva tagliare prati, meleti e vigneti e capitelli. E i fedeli allora ne fecero erigere uno nuovo, un piccolo edificio ma ancora in legno, nei dintorni di quello originario. Edificio che ancora nel 1997 venne rifatto, questa volta in muratura, quello attuale al cui interno troviamo appunto il lungo e magro capolavoro ligneo del Prode Amedeo. Ma non finisce qui? No. 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 Perché all'esterno del piccolo santuario, circondato da ulivi, troviamo un altro Cristo in croce. Questa volta però non è di legno, ma è di terracotta. E non è un Cristo attaccato alla parete da guardare dal basso all'alto. No, no, è un Cristo disteso a terra, da ammirare dall'alto al basso, o meglio ancora girandogli intorno. Un Cristo un po' particolare, con dei lunghi capelli ricci che lo fanno
vagamente assomigliare al folletto di Minneapolis, cioè al geniale Prince. Certo. All'interno del luogo di culto, il cui custode è un padre nominato dal rettore della vicina Madonna della Corona, quella là, Italia, vengono celebrate cerimonie in memoria dei defunti di ogni conflitto bellico e anche delle vittime di incidenti stradali. Certo. Ed è per questo che il santuario è denominato del Cristo della strada. Ma non solo. Ah no? No. No. La strada, infatti, cos'è se non una via? E Cristo, infatti, nel svelare la sua identità, afferma: io sono la via. Il luogo è innegabilmente un angolo di pace incontaminata, dove poter riflettere e porgere orecchio a quelle voci interiori che nel bailamme quotidiano nemmeno ci accorgiamo di loro. Qui, tra ulivi che ci abbracciano in quiete totale, l'io più fragile ritrova il vigore che credeva perduto e gli occhi affamati di bellezza hanno modo di vibrare nell'ammirare capolavori, poco conosciuti, è vero, ma innegabilmente pregevoli. Esatto. E voi, amici spirituali o materiali, sognatori o calcolatori, non sentite mai il desiderio di isolarvi dal mondo, ma anche per pochi istanti, così da distogliere ogni attenzione dal conosciuto per ricercare qualcosa di inesplorato che alberga nel vostro cuore? Non avete mai quella voglia irrefrenabile di chiudere la porta della realtà e lasciarvi andare una volta per tutte, di annullare ogni rumore e guardare liberamente nel vuoto? Certi luoghi permettono di vivere queste esperienze, che sia un bosco di montagna, un canyon, un deserto o un piccolo santuario con un grande crocifisso come quello che vi abbiamo proposto oggi. E allora confidatevi con noi, perché aprire il proprio cuore fa bene alle arterie e anche ai trigliceridi. Che c'entra tutto ciò? Ma non c'entra proprio un bel niente, ma tutto fa brodo e male non fa. Inviate quindi una mail al solito indirizzo alfonsomappini@libero.it e, se potete, andate a visitare questa chiesetta e anche la Madonna della Corona là in alto. Non ve ne pentirete. Vedrete un panorama incredibile, almeno quello. E comunque fate tanta reclam a Icuart, ovvero l'arte mignon, quella che volteggia dai dipinti alle canzoni. Baci, abbracci e illuminate a giorno i neuroni dormienti con le vitamine d'arte ghiotte di AQA, quelle in gocce.